Le conseguenze per i vaccinati sono, non cambia nulla, per i non vaccinati hanno delle limitazioni negli spostamenti fuori dai comuni se non hanno il tampone o se non vanno per motivi di lavoro, ma di fatto non cambia nulla rispetto alle altre zone, quella gialla o quella bianca, soprattutto a seguito degli ultimi decreti. Penso però che sia necessario cambiare l'approccio, eliminare i colori sicuramente, ma dico di più, è fondamentale cambiare la politica dei tamponi e dei tracciamenti. Penso in generale che noi dobbiamo affrontare, soprattutto per i vaccinati, la pandemia, gli isolamenti come facevamo con l'influenza, ovvero uno se ne sta a casa, e penso che questo modello sia da applicare anche alla scuola. Oggi la scuola, con regole complicate, rischia di vivere una situazione estremamente difficile. Noi dobbiamo dire alla scuola esattamente come succedeva una volta: se un bambino o un ragazzo ha l'influenza se ne sta a casa, ma non si, bisogna finirla con quarantene, tamponamenti, tracciamenti globali, perché è impossibile con questi numeri farli. Non significa appunto forse rinunciare a controllare o tenere sott'occhio la pandemia? Perché qualcuno pensi che non in Italia ma in Europa e nel mondo con questa variante, i numeri di contagi, qualcuno stia facendo il tracciamento realmente completo? Non sta avvenendo. Stiamo sprecando risorse sanitarie per fare qualcosa che è impossibile da raggiungere. Forse è meglio utilizzare quelli professionisti per andare a seguire i sintomatici, per andare a fare i vaccini e rendere più efficiente questo sforzo enorme, e io ringrazio questi professionisti che stanno facendo.